per tradizione aziendale sono molti anni che prendiamo ragazzi in stage, alcuni sono stati assunti, sono ancora da noi, altri invece poi hanno un altro percorso. Avevamo un collaboratore storico da sostituire per motivi di pensione e non le nego che c'era da decidere se prendere un ragazzo che è uscito dalla scuola o uno già invece formato professionalmente. La mia prima impressione quando ho conosciuto Simone, condivisa dal mio capo vicina, era che un ragazzo sveglio e che aveva voglia di imparare. Io ho preferito iniziare a lavorare prima per capire anche come funziona tutto il mondo del lavoro, perché tanti adesso magari sottovalutano il fatto di lavorare, non è così come si dice. E quindi, però sempre avendo facendo anche il percorso scolastico, avendo la possibilità di fare entrambe le cose e capire cos'è giusto poi per il futuro. Ecco, rispetto allo stage degli altri anni che finiva la cosa fatta lì, questo tipo, quando ho conosciuto questo contratto di apprendistato, permette di integrare secondo me il lavoro con la scuola in maniera vera. Cioè lui lavorando qui e andando contemporaneamente a scuola, parlavamo anche con gli insegnanti dell'ENEP, secondo me serve a lui per capire meglio quello che fa a scuola, alle scuole per capire meglio le esigenze dell'azienda, perché poi parlano con loro che vanno e dicono: professore, però ma quella roba lì me la rispiega perché mi serve, oppure non l'ho usata. Chiaramente confrontandosi con più ragazzi, la scuola secondo me può crescere dal punto di vista, conoscere più direttamente le richieste delle aziende, e le aziende a questo punto avere delle risposte molto più concrete dalla scuola.